Anche questa settimana presento solo due pezzi per la mia playlist presente su questo canale Rock Targato Italia, canzoni emergenti italiane 2020. Anche presente, altresì presente su Spotify, con la dicitura canzoni emergenti italiane dal 2020. Pensavo potesse essere un problema mettere due pezzi anziché tre come la scorsa puntata, invece ho visto che tutto sommato visualizzazioni sono andate bene, quindi replico. Certo, disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia. Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ha già portato dentro, ma questo sono io. Il primo brano è di Dave e si chiama DM. DM, le lettere D ed M. Produzione Salmo. Il brano parla di dipendenze, ma non in maniera scontata, cioè dipendenze più che da sostanze, da persone. Di solito si affrontano le cose piacevoli, tenere, delle relazioni, le cose romantiche, l'amore, la parola più inflazionata nei testi in italiano. Invece qui si parla dei lati scuri che le relazioni comportano e che talvolta il mondo neanche sa che esistano, ma dentro la relazione si sviluppano. Il brano è semplice, ma non semplicistico, è essenziale, arriva dritto al punto, non è ripetitivo, è breve, non arriva ai 3 minuti, ma è scritto bene. C'è un bel plot twist, più che di trama, plot significa trama, di significato twist, come si dice? Content twist. C'è anche una strizzatina d'occhio allo slang giovanile, con come menzione vi dico, quando ti leggo nei DM, che io tra l'altro avevo capito, quando ti leggo le dita. I DM sarebbero direct message, e slang instagrammesco, cioè calmiamoci, messaggio diretto. Che dire della produzione? È impeccabile, è ottima, è orecchiabile, ti trascina dentro. Però, se proprio voglio trovare un pelo nell'uovo in questo brano, è proprio che la produzione, l'arrangiamento sembra troppo preciso, troppo ineccepibile, troppo al passo coi tempi, troppo poco storto. E allora, chiamatemi fricchettone, ma io sogno sempre che l'idea per un riff, per una trama musicale venga da un chitarrista ubriaco fuori da un locale mentre sta urinando su un altro chitarrista ubriaco fuori da una macchina. Però mi rendo conto che forse è un mio limite, la vedo in maniera così retro, però pensare che appunto invece dietro l'idea ci sia una sorta di ingegnere musicale che tutto preciso sa cosa va adesso, quali sono i suoni migliori, cosa ci funziona qua, cosa ci funziona lì, con gli occhialini, così, capite, si mangia il suo tramezzino vegano, cioè a me è un po'... però magari sono io. Una sorta di tirabaci, come se fossimo nel 32. Mi sciolgo qua questo capello. Il secondo brano che vi propongo oggi è di Gregorio Mucci, che incredibilmente firma una doppietta nella nostra playlist Canzoni Emergenti Italiane 2020, anche detta Canzoni Emergenti Italiane dal 2020 su Spotify. Gregorio Mucci firma la sua doppietta dopo Margherita Vicario ed Enzi. E insomma, con tutto il rispetto, Gregorio Mucci è un po' più misconosciuto di questi qua. Eppure, raga, io mi prendo la responsabilità di dirvi che questo qui mi appassiona, che qui c'è qualcosa che va seguito in tutti i sensi sto ragazzo, perché fa questi testi molto che inneggiano una sorta di fancazzismo, di cazzeggio andante, ma c'è sempre nascosto dietro un angolo scuro, un angolo nero, capito? Un qualcosa che non ti aspetti, che ti dà una botta, che tu stai col sorriso, un po' te lo smorza e un po' però ti fa riflettere. È un grande cazzeggio, non è che stiamo parlando di... però qualcosina sotto c'è, cioè pure Elio e le storie tese, no? Facevano dei testi demenziali su un arrangiamento della Madonna, perché qui l'arrangiamento funziona di brutto, pancheggiante, i cori, le cose. Tra l'altro Elio riprendeva Frank Zappa, Gregorio Mucci si vede che la musica la mastica, solo che non è proprio demenziale il testo, è una sorta di, al primo ascolto,
fatti due risate, capito? Però poi c'è sempre un retroscena. Nell'altro brano era tipo il suicidio, il retroscena. La violenza contro se stessi. In questo brano è la violenza sessuale che leggi tra le righe. Anche delle cose più morbose, più fastidiose, già solo da mettere in campo per un'opera artistica. Però, ragazzi, a me sono proprio queste le cose che mi piacciono. Ci sono delle parole indicibili in questo testo. Infatti, mi sa che addirittura ce n'è una che non finisce a dire, no? La interrompe a metà e ci fa un giochino musicale anche su quella. Cioè, tutto questo è super interessante. Io un concerto di Grovero Mucci me lo vedrei ma domani. Però attenzione, perché rifaccio il discorso di prima. Non è che poi tutti quei bei coretti con le ragazze che cantano sotto e fanno il coro, appunto, mi si tramuta in una base messa lì e ci stai te con la chitarra. Perché così mi smoscio, cioè faccio proprio... Così mi...